film che potete vedere o avete già visto nella sezione Festa Mobile Bates. Tra l'altro Brian riceverà il premio Hamilton, che è un premio che da qualche anno non solo è uno degli sponsor del festival, ma è un riconoscimento per i talenti giovani. Brian, erano molti anni che voleva fare un film su questo momento della storia, che è la storia della musica, ma anche la storia della politica e la storia della società. Siamo negli anni 90, quindi eravate tutti nati, forse molto piccoli, almeno i più giovani. Brian, qual era il problema prima di incontrare poi il testo teatrale che ha messo in moto il progetto del film? Ma prima di incontrare questo testo teatrale, quali erano gli inciampi per poter realizzare un film in costume? Tu sei giovanissimo, sei dell'81, credo, no? Se non sbaglio. Questo lo dico perché è nel nostro catalogo, quindi. I've been trying to develop a movie about the rave scene and techno music and dance music culture, because growing up it was a very enlightening moment in my life, and I had found it hard to weave together the socio-political context of the period with the personal story. And a friend of mine from Milano, actually, her partner was artistic director at the Bush Theatre in London, and she said, you have to go and see this play. It's about you growing up, because I bored her endlessly with stories about growing up in the 90s. And what Kieran Hurley had done wonderfully with the play was weave together this personal story with the bigger socio-political context about 1994 in the UK, this piece of legislation, the Criminal Justice Bill, and the story of Jono and Spanner. And I laughed and I cried and I danced and I thought, this is amazing. But the big challenge was that the play was a monologue. So it wasn't the most obvious material for adaptation, but because Kieran came from the same place as I do, and I could see from the play shared many of the same ideas, that I wanted him to be my co-writer and buddy. So we formed a relationship then, and we worked tirelessly on the script, you know, developing this one-man play into a multi-character screenplay. Mi aveva sempre interessato l'idea di realizzare un progetto sulla cultura rave, techno, dance music, una cultura che per me è stata estremamente formativa e illuminante nella mia crescita, nella mia evoluzione personale. La difficoltà che avevo sempre trovato era riuscire a tessere un contesto socio-politico molto preciso di quegli anni nel mio paese, insieme a una storia personale di qualche personaggio, appunto, da elaborare. E finché un'amica che è di Londra, che è direttrice artistica del British Theatre, mi ha indicato appunto la commedia, il lavoro teatrale, invitandomi a andarlo a vedere, dicendo appunto che sicuramente mi sarebbe piaciuto e mi avrebbe interessato. Ed effettivamente, quando io ho visto la pièce teatrale scritta dal drammaturgo Kieran Hurley, sono rimasto assolutamente esterrefatto, incantato, perché mi ha commosso profondamente la capacità che lui aveva avuto di contestualizzare, proprio stiamo parlando del 1994, di questo progetto di legge che poi è diventato legge, che si chiamava il Criminal Justice and Public Order Bill, insieme alla storia di un personaggio in scena. Per cui a quel punto per me la difficoltà
è stata quella di tradurre in termini cinematografici, quindi creare una storia ricca di personaggi, un monologo, perché la pièce teatrale era semplicemente un monologo. E non è stato assolutamente semplice, ed è il motivo per cui ho chiesto a Kieran, che non si era mai cimentato nella scrittura di una sceneggiatura, visto che ci siamo subito trovati in sintonia, che bene o male abbiamo avuto la stessa formazione, di scrivere con me questa sceneggiatura. E siamo effettivamente diventati molto, molto amici e siamo riusciti a fare questa trasformazione, appunto, da un monologo a una storia corale con due protagonisti, Jono e Span. Sì, infatti, perché il passaggio dal monologo a una storia di amicizia, che poi è anche una storia di formazione naturalmente, ed è una storia di formazione di vita, ma è anche una formazione musicale intorno a loro, naturalmente, intorno a questi due adolescenti, un po' più che adolescenti, c'è un mondo che si muove. Però Ian, mi ha colpito e volevo chiedertelo, perché gli anni 90 sono lontanissimi, se ci pensiamo, quindi siamo appunto in un film in costume, tecnicamente potremmo chiamarlo così, però è anche una stagione piena di colori, non solo musicalmente. E tu hai scelto invece un bianco e nero molto suggestivo, perché però? Che mentre vedevo il film me lo chiedevo, no? Dico, come mai? Che necessità c'è? Wow, we could spend an entire press conference talking about the many, many reasons and arguments for shooting in black and white, but one of the key intuitive reasons, I guess, would be that, you know, growing up in Scotland, the world, I grew up in a place called Aberdeen, which is called the Granite City, so it has this deep grey granite, and the world felt very dull and monochromatic, like the weather that we have here today. You can just imagine that we have a word in Scotland, drich, a phrase drich and drab, which means very oppressive and dark and moody and so it felt like an obvious choice for the world to be shot in monochromatic. And in fact, it was a decision that I knew from watching the play. And also then that of course opened up the opportunity to have to explode into Technicolor and psychedelia, and that felt poetically representative of my feelings about the scene we were representing. The challenge with shooting a black and white film nowadays is that many financiers feel a little bit sick when they when they hear this. And in fact, at the first script meeting that we had, we were advised to take the words black and white off the first page. So it was a bit of a surprise to everyone when they sat down to watch the first cut to see that in secret we'd made a black and white black and white film. But it does have color, so I'm like, well, it's a color film, and surely if it's, you know, it's not singularly monochromatic, it has color. Beh, è un tema talmente vasto che potremmo trascorrere tutta la conferenza stampa a elencare le ragioni e le suggestioni per cui ho fatto questa scelta. Diciamo che la ragione anche più intuitiva è il fatto che io sono scozzese e vengo da una città che è Aberdeen, che è un mondo assolutamente monocromatico, estremamente grigio e cupo, e diciamo che i colori possono essere quelli di Torino in questi due giorni. È veramente un grigiore molto, molto opprimente, quindi il monocromatismo era in qualche modo per me una scelta obbligata, ed è qualcosa a cui ho pensato immediatamente vedendo il lavoro teatrale, la pièce. Poi questo mi apriva a tutta una serie di possibilità di esplorazione sul piano tecnico della psichedelia, dei momenti appunto psichedelici rappresentati in bianco e nero, e li ho trovati particolarmente suggestivi appunto rispetto al mio vissuto, e rendeva queste immagini, a mio parere, abbastanza poetiche. Naturalmente la scelta del bianco e nero ha rappresentato una grande sfida, perché è stato un deterrente
piuttosto importante per trovare i finanziamenti per montare il film, perché quando io dichiaravo la mia volontà di volerlo girare in bianco e nero, immediatamente chi mi stava di fronte si sentiva un po' male. Per cui dopo le prime riunioni abbiamo deciso che avremmo eliminato proprio il termine bianco e nero dal piccin, tant'è che poi i finanziatori, i produttori, quando hanno visto il primo montaggio sono rimasti molto sorpresi, e io ci ho tenuto a sottolineare che comunque il colore nel film c'è. Can I also just add one more thing that we always had this intention that we didn't want to make like a social realist rave movie, that the time felt that it needed to be mythologized in some way for us to learn more about it, and the black and white worked very well for that, because the feeling of the film is that it comes from almost like a scrapbook of memory from the past, and also it in a funny way brings you much closer to the boys and their experience, and I can go on, but yeah. E vorrei anche aggiungere che un'altra intenzione importante era proprio il riferimento al contesto sociale di quegli anni, e in particolare all'ambiente dove vivono questi ragazzi, e l'idea era quella di rendere un'immagine che sembrasse in qualche modo, desse l'impressione di sfogliare un album dei ricordi e mettesse lo spettatore in condizione di sentirsi più vicino a questi personaggi, appunto, di un tempo ormai passato, però ancora così, così vivaci, così attuali. No, volevo appunto dire a Brian che in Torino e tutta l'Italia hanno questo meteo proprio per farlo sentire a casa, insomma, quindi l'abbiamo studiato attentamente, ma a parte questa scemenza. Very much. You're welcome. Quanto è stato difficile, Brian, afferrare l'energia di quegli anni? Perché la musica di qualche anno fa diventa subito qualcosa di vecchio, ha a che fare con la nostalgia. Nel tuo film, mi sembra, non c'è un elemento nostalgico invece. E allora quanto è stato complicato dal punto di vista di scrittura e di regia proprio inquadrare quella forza di quel momento della storia della musica e non solo della musica? That's a big question that takes in many decisions, and it's I've set out with a goal of making a movie that isn't a work of nostalgia, and I think the big challenge often when people make a period film, particularly about a subculture or a youth movement, is that it begins to look like a fancy dress party, and so quite often the conversations we'd have would be around staying authentic and true to the time period in which the film was set, but for it to feel timeless in some kind of way, so that, you know, it would connect with an audience, a contemporary audience. In terms of capturing the energy of the period, that was always the most exciting thing for me about making the film, was and from the moment of seeing the play, actually, was this energy of the music and the boys, and the music being this beating heart of the boys' soul, and I mean, one specific example was when we shot the rave sequence, we decided not to shoot in a conventional film setup where you start to play the music and all the extras start dancing, and then you cut the music and the extras start fake dancing, and then you start to record the dialogue. We said no, we're having a rave with 1,000 people. That's the main event, and we as the crew have to work around the main event, and the night will have this trajectory, and we embrace that and work around it, and obviously we planned it very much, but that's why the energy feels real, if you like. Ancora una volta si tratta di una domanda che ci siamo posti fin dall'inizio e che ha richiesto tutta una serie di decisioni importanti da prendere a monte. L'obiettivo era proprio quello di non farlo sembrare un film nostalgico, perché l'impressione che ho io è quando
si realizza un film d'epoca, in particolare quando questo film d'epoca ha a che vedere con la sottocultura di un movimento giovanile, spesso l'impressione che genera è quello di partecipare a una festa con della gente vestita in modo un po' strano. E invece noi volevamo appunto rendere quegli anni il più possibile autentici e veri, in modo tale che sì, ci fosse una connotazione temporale, ma ci fosse anche una sensazione di astrazione totale dal tempo, che permettesse quindi al pubblico di entrare, a un pubblico contemporaneo, di entrare in contatto con quello che hanno rappresentato quegli anni. E per quanto riguarda appunto l'energia, la potenza, l'impatto che ha il film in questo senso, è stata la sfida più grande per noi, e sapevamo che potevamo realizzarla grazie alla musica e grazie ai nostri protagonisti. Per farvi un esempio pratico, la sequenza del rave abbiamo scelto di non girarla come normalmente accade in conseguenze di questo tipo in un film tradizionale, in cui si mette la musica, si fanno entrare le comparse, si dice loro di cominciare a ballare e poi si intersecano i dialoghi. No, noi abbiamo organizzato un rave con 5.000 persone, abbiamo creato un evento e poi è stata la troupe a seguire tutti i partecipanti a questo rave. Naturalmente questo evento è stato programmato nei minimi dettagli, però poi l'energia che trasmette, la vitalità che trasmette è autentica. Il film tra l'altro è montato davvero benissimo, davvero molto bene, quindi Brian, che tra le tante cose importanti che ha fatto, tu credo abbia cominciato proprio come un montatore, no? E quindi c'è un ritmo anche nelle riprese molto precise. Io ho tempo solo per un'ultima domanda, ci vorrebbe tutto il pomeriggio per parlarne. Tu hai diretto delle serie molto importanti, delle serie TV molto importanti. Ne cito una per tutte, che è Black Mirror, per la quale ha avuto anche dei premi, mi pare. Black Mirror. Brian, che cosa pensi di aver imparato, se hai imparato qualcosa, girando e continuando a girare serie TV? E lì il regista apparentemente sembra sparire, no? La figura principale o dominante o egemone è quello dello showrunner di solito, no? Però insomma il discorso è veramente molto ampio. Che cosa hai imparato? Definitely. I think one of the key things. I mean, I've been quite fortunate that the TV that I've done has always been my own thing. I've never come on as a director for hire. I've always had the chance to offer. If I've done a series, it's been the entire series, or most of the work I've done has been a TV movie, and Black Mirror is kind of like a little movie in its own respect. But one of the key things I think that you learn when you work in TV is to make the day, because if you don't make the day, you're not getting hired again. And I think a lot of that requires a degree of flexibility within your skill set, which is really useful when it comes to making movies, because it means that you are you have your plan and you understand things. But I think quite often in low budget films, people come in with this intention of being the auteur, and actually what ends up happening is the entire day just drifts away, and eventually they're stuck with one shot, and it's so. If one thing is television has taught me is how to plan my time effectively, and I think that's been a gift for me actually. Innanzitutto io sono sempre stato molto fortunato, perché nel lavoro televisivo che ho fatto ho potuto fare le cose che mi sono piaciute di più, e in qualche modo per me Black Mirror è simile a un film per la televisione, pur essendo una serie. Forse la cosa principale che ho imparato lavorando per la televisione è stato quella di rispettare i tempi e le scadenze, perché se non sei in grado di fare quello lavorando in televisione, poi non ti richiamano più una seconda volta. Questo comporta anche imparare a essere flessibili e a pianificare
le cose in modo tale da tenere a bada eventuali egocentrismi o il senso di essere l'autore di un determinato progetto, perché sennò ti ritrovi a fine giornata senza aver rispettato un piano di lavorazione. Quindi la lezione principale è stata proprio quella di approfittare di ogni singolo minuto, ed è una lezione importante quando ci si lavora poi nel cinema indipendente. Quindi è come nella musica, questione di ritmo, like music, di lavoro. My back, I always wanted to be in music, actually, was my thing, and then editing was the next best thing. So. Sì, in effetti ho sempre desiderato lavorare nella musica, poi sono finito a fare altro, però è stata sempre questa la mia ambizione. Allora, grazie infinite a Brian Welsh, naturalmente, grazie per essere stato con noi.